Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di questo oggetto che mi è arrivato da un paio di settimane, che ho comprato su Banggood, che si chiama Sonoff Bridge. Dal nome Bridge vuol dire ponte, serve per collegare la propria applicazione. Se avete visto il mio tutorial, come collegare il Sonoff Dual, che usa la sua applicazione che si chiama Evilink, serve per collegare questa applicazione insieme a tutta la famiglia degli oggetti della Sonoff. Io ho comprato questo oggetto in offerta a 18 euro per creare un piccolo antifurto, e era compreso questo oggetto, un sensore di movimento e un sensore da collegare o alle finestre o alle porte. Come vi dicevo, si possono collegare fino a 18 accessori, ma anche accessori che usano la frequenza 433. Se ne possono collegare ben 4. Oggi vi farò vedere come si crea un piccolo antifurto e anche come lo uso io. Io praticamente lo sto usando nel garage. Ho collegato una luce a un Sonoff Basic. Cosa succede? Che quando alzo la clair, la luce si accende. Entro, chiaramente la luce rimane accesa, esco dalla macchina, e quando esco dalla porta ho messo il sensore delle porte collegato lì, e quando apro la porta per uscire, la luce si spegne. Vi farò vedere come funziona, vi farò vedere cosa sono gli scenari, che gli scenari sarebbero come si possono implementare tutti questi oggetti della famiglia Sonoff insieme. E niente, adesso vi faccio vedere, spero che il tutorial vi piaccia. Allora, abbiamo tutto qua pronto, quello di cui vi avevo parlato questa mattina. Questo è il sensore della porta e delle finestre, questo è il sensore di movimento. La luce che è collegata al Sonoff Basic, e questo è il Sonoff Bridge. Come prima cosa dobbiamo fare partire l'applicazione. Schiacciamo il tasto più per collegare il Sonoff Bridge. Resettiamo il Sonoff Bridge. Vedete, quando lampeggia, possiamo fare prossimo. Inseriamo la password della nostra linea Wi-Fi. In meno di un minuto, come si dice, l'applicazione si collegherà al Sonoff Bridge. Perfetto. Ora diamogli un nome. Lo chiameremo Bridge. Ora che abbiamo collegato il Sonoff Bridge, ora che abbiamo collegato il Sonoff Bridge, siamo pronti per collegare tutti gli altri dispositivi. Prima collegheremo il Sonoff Basic. Dobbiamo tenere premuto il tasto 5 secondi fino a quando la luce non inizierà a lampeggiare. Perfetto. Prossimo. Anche questo ci metterà all'incirca un minuto. Rinominiamo anche questo, lo chiameremo luce. Ora non ci resta che collegare il sensore di movimento e il sensore della porta. Per collegarli dobbiamo entrare nel bridge. Scegliamo allarme, perché fa parte degli allarmi, questi due fanno parte degli allarmi. Teniamo premuto. Vai in ricerca. Ok, come avete visto, anche dal rumore ci siamo collegati col sensore della porta. Ora possiamo collegarci col sensore di movimento. Sempre allarme, confermiamo, teniamo premuto, vai in ricerca. Perfetto, ci siamo collegati anche con questo sensore. Scusate, ho dovuto spostare il sensore, ho spento la fotocamera perché ho dovuto spostare il sensore, la luce continuava a accendersi. Come vi dicevo all'inizio, si possono collegare anche degli accessori che funzionano con la frequenza di 433.
Collegheremo un bottone, anche se non lo usiamo, ma almeno vi faccio vedere come si fa. Sempre il tasto qua per raggiungere, si confermerà con un bottone, si terrà premuto 5 secondi, anzi anche di meno, si schiaccia il bottone. Come vedete, anche gli accessori con 433 di frequenza si collegheranno subito e funzioneranno. Ora vi farò vedere come si crea uno scenario. Andiamo qua in alto su scena, aggiungi scena, dovremmo dare il nome alla scena e faremo luce. Quando accade, andiamo su bridge, no, dispositivo, scusate, bridge. Lo facciamo accendere col dispositivo di movimento. Salva. E poi esegui e dovremo spiegargli cosa deve fare. Quindi luce. On, accensione. Perfetto. Facciamo salva. Ora la luce col sensore di movimento si accenderà. Adesso creeremo un'altra scena. Aggiungi scena. Facciamo luce. Off, dispositivo, bridge, facciamo sensore della porta, salva, esegui, luce, off. Ora siamo pronti per testarlo. Come avete visto, si accenderà la luce, si spegnerà la luce e, come si dice, comunque i messaggi arriveranno lo stesso, il messaggio dell'antifurto arriverà lo stesso. Chiaramente si possono creare tantissimi altri scenari, per esempio con il bottone o con altri aggeggi sempre della Sonoff. Ne parleremo più avanti, a mano che li comprerò e li collegherò, farò dei piccoli tutorial. Il prossimo tutorial parlerà del Broadlink, che sto già testando e funziona molto bene. Se vi iscrivete al mio canale vi terrò informato. Se avete bisogno di qualche consulenza, qualche aiuto, scrivetemi e sarò contento di aiutarvi. Grazie.